Anche oggi vi racconto una storia che non dimenticherete facilmente, della quale ho sentito tante versioni. Vi racconto la più incredibile, che è anche la più probabile. È una storia che parla di bella vita, di principi, di truffe, ma anche di violenza. Questa è la storia di Malika, che per qualche giorno fu la principessa di Saint-Tropez. Mustafà corre veloce sugli scogli, ha i pugni chiusi e gli occhi gonfi di lacrime. È furioso con sua mamma perché non gli ha comprato la bacchetta magica di Harry Potter, quella in bella vista nella vetrina del bazar di Mohammed Khalif. Si siede su una grossa pietra e tira calci nell'acqua. Vede passare all'orizzonte una nave, se la immagina piena di bambini, felici, più fortunati di lui. La rabbia cresce e i calci si fanno ancora più violenti, finché qualcosa gli si impiglia fra le dita. Sembra un foglietto. No, non è un foglietto, sono molti. E non sono foglietti qualsiasi. Quelli sono soldi. Ma lasciamo Mustafà e spostiamoci in provincia di Torino. Riccardo anche oggi non ha grossi appuntamenti di lavoro e deve cazzeggiare fino a mezzogiorno. Malika, la sua fidanzata, gli ha lasciato un compito. Siamo fine giugno e deve trovare una sistemazione per passare le vacanze estive. Cazzo, 2000 euro per una topaia a Sanremo, questi sono matti. Provo a spostarmi verso la Francia, vediamo se lì sono un po' più onesti. Dopo aver visionato decine di siti di agenzie immobiliari, scoraggiato e stanco comincia a divagare, curiosando fra le inserzioni delle dimore più lussuose. Fa una visita virtuale in un appartamento a Monte Carlo, poi va in un castello di Cap Ferrat ed infine si ferma su una casa splendida, con una vista sul golfo di Saint-Tropez. Si tratta di Villa Mandin. 6 camere da letto, 30.000 metri quadri di giardino, piscina, un patio con cucina, idromassaggio, campo da tennis. C'è persino a disposizione un Range Rover e un motoscafo riva acquarama ormeggiato giù nel porto. Ci sono 4 persone di servizio pronte a soddisfare le necessità degli ospiti. Il prezzo non è indicato, per saperlo bisogna compilare un modulo. Quasi quasi lo faccio, per curiosità, mal che vada non mi rispondono. Ma chi è Riccardo? Riccardo ha 32 anni e lavora in un concessionario BMW di proprietà dello zio. Il venditore di auto è l'unico lavoro che ha fatto nella sua vita e sempre nell'azienda di famiglia. Non è un gran commerciante, ma fortunatamente le auto tedesche si vendono abbastanza bene. Ragione per cui, senza particolari meriti, Riccardo percepisce uno stipendio di tutto rispetto, che gli permette una vita tutto sommato serena e qualche lusso. Il venditore vive da un paio d'anni in una villetta a schiera, insieme alla fidanzata, per la quale dovrà rimborsare ancora una quindicina d'anni di mutuo. Malika è una splendida 29enne, nata in Italia da genitori marocchini. Ha un corpo piccolo e sinuoso, uno sguardo nero e profondo e soprattutto un'acuta arcuzia. Malika è laureata in legge e lavora in un grosso studio nel centro di Torino, nel quale fa la praticante, si occupa per cui principalmente di grane legate ai condomini, ricambiata da uno stipendio ai limiti della soglia di povertà. Riccardo e Malika si sono conosciuti a un corso serale di recitazione all'Accademia del Cinema di Torino. Si sono piaciuti da subito. Entrambi volevano fare gli attori sin da bambini, più che altro attirati dallo sfabbilio del mondo dello spettacolo che dalla passione per la settima arte. Finora, le uniche occasioni nelle quali avevano potuto esibirsi erano state delle comparsate per un film di Bellocchio girato sotto la Mole. Però ai due ragazzi piaceva ogni tanto recitare nella vita reale, ad esempio fingendosi invitati a prestigiose feste in collina, oppure nei ristoranti dove fingevano dei malori per non pagare il conto. Alle 9 del giorno dopo, Riccardo come sempre si siede alla sua scrivania. Un'occhiata al sito della Gazzetta, poi Facebook, poi apre Outlook per leggere la posta.
nota subito una mail importante, quella del Residence de Lille della Côte d'Azur. A rispondere alla sua richiesta di informazione è Jean-Luc Morel, l'agente immobiliare di riferimento per Villa Mandin, che liquida la sua richiesta allegando la scheda dell'immobile, nella quale sono specificate le caratteristiche e i prezzi. Il prezzo della prestigiosa dimora varia, a seconda delle stagioni, tra i 16 e i 22.000 dollari a settimana, comprensivi delle spese per il personale e per il motoscafo. È indicata anche la richiesta per un eventuale acquisto, 6 milioni di dollari. Quella sera Riccardo e Malika vengono in questo ristorante e si siedono a questo bancone. È una serata importante perché è il loro anniversario di fidanzamento e hanno deciso di festeggiarlo con una cena raffinata. Durante la serata Riccardo racconta a Malika di Villa Mandin e insieme cominciano a fantasticare su come sarebbe bello passare qualche giornata da VIP. L'immaginazione della ragazza vola, pensa, sogna, ragiona. Si ricorda dell'ultimo film della saga di Ocean's Eleven che ha guardato proprio la sera precedente e rivolgendosi al compagno dice: «Senti Ricky», poi si appoggia a un tovagliolo davanti alla bocca, «ma tu come mi vedresti come principessa?» Evidentemente Malika ha un piano per passare qualche giorno nella prestigiosa location e a questo bancone, davanti due bicchieri di Mondeuse, lo illustra il compagno. Dopo il dolce, i due prendono l'iPad e cominciano a organizzare la tresca. Innanzitutto Malika crea un account Gmail a nome dell'avvocato Mattia De Monte, in onore di Matt Damon, quello di Ocean's Eleven, con il quale scrive a Jean-Luc Morel, l'agente immobiliare. Si presenta dicendo di aver avuto i suoi riferimenti da un amico comune con il quale ha fatto degli affari e di essere stato incaricato da uno dei nipoti del re del Marocco di accontentare la moglie, che vorrebbe tanto avere una nuova proprietà in Costa Azzurra e principalmente a Saint-Tropez. Nei giorni successivi il venditore d'auto e l'agente immobiliare si scambiano alcune mail e imbastiscono l'operazione. Riccardo, dopo essersi ben documentato, fornisce dei dettagli credibili sull'identità del principe. Ha ricostruito l'albero genealogico della famiglia reale e sta dettagliando alcune operazioni che lui stesso avrebbe seguito sul lago di Como in Costa Smeralda, operazioni immobiliari per conto del principe marocchino. Jean-Luc dapprima è diffidente, poi pian piano si convince. Anzi, quella potrebbe essere l'operazione che gli frutterebbe 40-50 mila dollari, con i quali potrebbe saldare alcuni piccoli debiti e dare un acconto per un Harley che desidera da tempo. Riccardo, che è abituato a gestire le contrattazioni, stuzzica Jean-Luc e dice che il principe marocchino sarebbe indeciso tra due o tre proprietà immobiliari da acquistare in Costa Azzurra e avrebbe piacere di visitare Villa Mandin. L'invito di Jean-Luc non tarda ad arrivare e i due prendono accordi per la visita dei marocchini alla villa. Il venerdì successivo, la principessa arriverà all'aeroporto di Nizza con la sua assistente personale e con la guardia del corpo. Il giorno dopo verrà raggiunta dal marito con il suo entourage, che prenderà visione della villa e se sarà come se l'aspetta, sarà pronto a fare subito una proposta d'acquisto. Ma come pensano di fare tutto questo? Beh, Riccardo prenderà dall'autosalone dello zio la BMW più prestigiosa, con la quale fingerà di arrivare da Monte Carlo, dove gestisce gli affari immobiliari del principe. Prenderà a prestito dei gioielli dalla mamma e grazie a un amico napoletano comprerà le imitazioni perfette di abiti griffati, borsette, gioielli, orologi. Malika e Riccardo saranno accompagnati da due cugini di lei, Amina, che fingerà di essere l'assistente personale, e Said, che avrà il ruolo di guardia del corpo. I giorni successivi alla partenza per Saint-Tropez, i quattro si ritroveranno un paio di volte e proveranno la messa in scena. In primo luogo sarà necessario risolvere il problema della lingua. Beh, le due ragazze parlano francese e arabo sin dalla nascita e Malika conosce abbastanza bene anche l'inglese, quindi dovranno solo fingere di non sapere l'italiano, non è difficile. Anche Riccardo conosce abbastanza bene il francese, è fidanzato con Malika, lo parlano spesso. Il problema più grosso in realtà è Said. È vero che è figlio di arabi, ma lui ha sempre solo parlato italiano, per di più con un forte accento torinese. Dopo svariati tentativi,
si deciderà che il ruolo del ragazzo sarà quello di fidata guardia del corpo, ma muto fin dalla nascita. È il primo venerdì di luglio e finalmente è il giorno della visita della principessa Villamandin. Nonostante Riccardo si sia raccomandato il massimo riservo, Gianluca ha diffuso la notizia perché vuole che tutto sia perfetto. Villamandin è stata lucidata, adornata da decine di vasi con fiori freschi. I giardini sono stati curati e il personale è stato vestito con nuove splendide divise. L'insediamento nella villa avviene senza particolari problemi e già nel primo pomeriggio Malika e Amina si stanno godendo la piscina sotto l'occhio attento del cugino che funge da guardia del corpo, mentre Riccardo, nel ruolo, come sappiamo, dell'avvocato Mattia De Monte, si sta intrattenendo in uno dei tanti salotti insieme a Jean-Luc, con il quale accenna una prima trattativa per l'acquisto della casa. L'agente immobiliare, illuso dall'opportunità di compiacere il principe, si lascia scappare alcune confidenze. Dice che la casa è stata acquistata da un fondo finanziario inglese qualche anno prima, però se n'è abbastanza disinteressato e ha affidato la gestione finanziaria al socio marsigliese e all'agenzia immobiliare per la quale lavora Jean-Luc. Per questo motivo, dice l'agente, si potrebbe ottenere una forte riduzione di prezzo, ovviamente in cambio di un riconoscimento da parte del principe. Quella sera stessa Malika è invitata a un party esclusivo, organizzato dalla Fondazione Brigitte Bardot per tirar su un po' di soldi e realizzare dei nuovi canili. Per il debutto nella buona società, la ragazza, in barba alle regole della famiglia reale, decide di indossare l'imitazione di un audace vestito di Versace che le lascia scoperto gran parte del corpo. Ben presto Malika tira su di sé l'attenzione degli ospiti, interpretando il ruolo di principessa come solo una grande attrice saprebbe fare. Incanta gli uomini e sa eludere le domande più scomode. La ragazza rimarrà quasi tutta la sera adagiata su un divano di velluto blu, attorno al quale ruoteranno come dei satelliti cacciatori, cantanti, attori, uomini facoltosi. Riceverà diversi inviti per i giorni successivi, ma in particolare ne accetterà uno, quello del giovane magnate russo Dmitri Demichenko, che la vuole il giorno dopo a bordo del suo yacht per una gita all'isola di Porcos. Per Malika e Riccardo quella è l'occasione che stavano aspettando. Finalmente possono passare un giorno da VIP. Il sabato mattina la principessa, la sua assistente alla guardia del corpo e l'avvocato De Monte salgono a bordo del Black Mamba, una delle navi più prestigiose che abbiano solcato le acque della Costa Azzurra. L'armatore illustra le caratteristiche della nave. È un 56 metri di lunghezza, 10 cabine, una piscina esterna con idromassaggio, la pista per l'elicottero, 7 persone di servizio, ma soprattutto il Silver Mamba, un potentissimo motoscafo capinato del valore di circa $1 milione, utilizzato come tender dello yacht. La giornata trascorre veloce. 3 tuffi nelle calette più nascoste, accompagnate da tartine di caviale e ovviamente il solito champagne. Quando l'orizzonte si tingerà dei colori del tramonto, la principessa darà i primi segni di cedimento alle avance del principe, sedendosi sulle sue ginocchia e canticchiandogli una vecchia filastrocca araba. A notte fonda, quando tutti dormono, Riccardo e Malika si trovano nel patio di Villamandin. La ragazza si avvicina a Riccardo. «Senti, è questa la vita che voglio. È questo l'ambiente dove mi trovo bene. Mi piacciono queste persone e noi piacciamo loro. Hai visto come ci hanno accolto? Ti prego, non riportarmi a Torino». Il ragazzo la stringe a sé e le sussurra un orecchio. «Non ti preoccupare, ho un piano. Siediti, te lo racconto». Il lunedì successivo Riccardo si reca nell'agenzia di Jean-Luc per avvisarlo che il principe tarderà di qualche giorno. Porta con sé un cofanetto contenente la perfetta imitazione di un Rolex Daytona. Chiede da parte della principessa se fosse un problema rimanere a Villamandin ancora qualche giorno. Jean-Luc è d'accordo, non solo per il gradito regalo, ma anche perché ha capito che qualcosa in questa storia non quadra e vuole andare a fondo,
non ha ancora capito cosa, ma se c'è da guadagnarci, lui ci vuole essere. E così, puntando il dito in mezzo agli occhi dell'avvocato, gli dice: «Tranquillo, convincerò io la proprietà a lasciarvi la villa ancora qualche giorno, ma credo che tu mi debba delle spiegazioni. Ad esempio, non ti sembra strano che un muto come Said canti le canzoni dei Subsonica sotto la doccia?» Nel frattempo Malika rivede il ricco petroliere russo con la scusa di imparare a pilotare l'acquarama. Passano la mattinata assieme, poi verso ora di pranzo tornano a bordo del Black Mamba. Sul ponte più alto dello yacht, immersi in una jacuzzi, si gustano una grossa aragosta, accompagnata ovviamente da champagne. Il ricco petroliere ha lasciato qualche ora di libertà all'equipaggio, adesso la coppia è sola. Per cui Malika, fingendosi un pochettino alticcia, si sfila il bikini e si lascia cullare dai getti dell'idromassaggio. Il signor Benichenko non si lascia scappare l'occasione e si avventa sulla ragazza, la quale si concede senza troppi problemi. Dopo un'oretta di sesso, i due sono esausti e si sdraiano sul tech, avvinghiandosi uno all'altra. È il momento delle confidenze. E il magnate cerca di capire dalla principessa del perché quell'interessamento morboso del principe marocchino verso Villa Mandin. Lui non è mai riuscito a ricavare molto dalle speculazioni immobiliari. È esattamente la domanda che la ragazza stava aspettando. La ragazza si finge annoiata, a lei non interessano le questioni d'affari. Il principe sembrerebbe interessato alla villa esclusivamente a scopo di lucro, in quanto l'avvocato De Monte, così come già ha fatto altre volte, avrebbe ordito un'interessante speculazione finanziaria. Malika racconta che grazie alla complicità dell'agenzia immobiliare dove lavora Jean-Luc, l'acquisto dell'immobile potrebbe girarsi intorno ai 3 milioni di dollari e rivenduto facilmente a una cifra intorno ai 5 a un ricco magnate cinese. Questo anche grazie all'aiuto dell'avvocato Bertrand, l'uomo di fiducia del cinese, incaricato di acquisire proprietà in Europa. Il problema però è che il principe è trattenuto a Marrakesh per importanti questioni politiche e i tempi dell'operazione diventano stretti perché il cinese sembra interessato a un hotel a Nizza, ragione per cui sembra che l'operazione stia saltando. È vero, i pagamenti potrebbero essere fatti tranquillamente tra banche, ma l'ammontare di tutte le mazzette da distribuire ammonta a circa 800.000 dollari, una somma che la ragazza non ha portato con sé. Che peccato si lascia scappare la ragazza. Sarebbe stato un milioncino guadagnato facilmente. Pazienza, dai, non pensiamoci più, facciamo l'amore. Il signor Benichenko però rimane in silenzio un paio di minuti. Poi si gira verso la marocchina e gli dice: «Ma precisamente, di che cifre stiamo parlando?» Il pesce russo è caduto nella rete. Fingendo di chiamare il marito, Malika telefona a Riccardo e inscena una telefonata in arabo, nella quale cerca di convincere il marito a condividere l'affare con il russo. Il principe non è tanto d'accordo, ma alla fine lei insiste e il marocchino propone un affare. Il principe ovviamente può disporre il bonifico, quello necessario a coprire la cifra ufficiale, intorno ai 2 milioni di dollari, ma il socio russo dovrà occuparsi di sbossare tutti i quattrini necessari alle spese, diciamo, non ufficiali. Ulteriori 500.000 serviranno per ripagare i servizi più o meno leciti di Jean-Luc, dei suoi soci e del consulente economico del magnate cinese. In totale il costo dell'operazione si aggirerà intorno ai 3,3 milioni di dollari, mentre la vendita è stata fissata a 4,5, un guadagno di circa 1,5 milioni di dollari da dividersi nell'alleanza russo-marocchina. Il petroliere è d'accordo, ma si è portato appresso una cifra intorno agli 800.000 dollari e quando lo riferisce all'amante le rimane un attimo perplessa, poi le viene in mente una cosa. Quella di acquistare il motoscafo Silver Mamba, di cui si è follemente innamorata, in cambio di tutti i contanti che la principessa si è portata appresso, guarda caso,
500.000 dollari. È fatta, l'accordo è raggiunto. Ora per Malika e Riccardo si tratta di mettere in scena la migliore commedia della loro vita. È mercoledì sera, quando Villa Mandin si riempie di personaggi importanti e auto lussuose. Modelli, attori, aristocratici, cantanti, calciatori, tutti che raggiungono la temporanea dimora della principessa Ramila Arachida per un party esclusivo, fortemente voluto da Jean-Luc, in onore della famiglia reale marocchina. Fra le mani degli invitati scorrono fiumi di vini costosi e quintali di cibi ricercati, mentre alla console si alternano famosi DJ francesi. Ma come hanno fatto Malika e Riccardo a permettersi tutto questo? Beh, grazie a un'idea avuta da Jean-Luc, che a loro è piaciuta molto. Qualche giorno prima della grande festa, i tre hanno prelevato dalla villa qualche candelabro d'argento, dei dipinti antichi, dei vasi importanti e li hanno portati, incastrandoli dentro una B&W, in un grosso magazzino di antichità di Nizza. Lì li hanno venduti e ne hanno ricavato una certa cifra che gli permetterà di rimanere nella villa ancora qualche giorno. Prima che il party entri nel suo momento più caldo, l'avvocato De Monte raduna in salotto le persone interessate alla vendita della villa. Lì il notaio Catherine Rousseau illustra loro i tecnicismi formali con i quali si realizzerà l'operazione il mattino successivo. Il giorno dopo, in un ufficio della banca Crédit de Saint-Tropez, messo a disposizione dal direttore, amico storico di Jean-Luc, si ritrovano attorno a un tavolo gli attori di una complessa messa in scena. Il notaio, Jean-Luc Morel, l'avvocato De Monte, la principessa con l'assistente e la guardia del corpo, il magnate russo con il suo assistente, il funzionario della banca, il referente del socio inglese, qua a Marsiglia, e l'uomo di fiducia del cinese. Tutte persone dell'entourage di Jean-Luc, che qua si sono improvvisate degli attori. Ora dovete fare attenzione. Alle 10.05 comincia la lettura dell'atto. Il notaio si accerta dell'identità dei presenti. Poco dopo verifica che la documentazione consegnata dal funzionario della banca e certifica l'avvenuto bonifico che è arrivato da una banca di Marrakech, quello di 2 milioni di dollari. Poi si fa consegnare dal signor Velnichenko 800.000 dollari in contanti, li conta e li consegna al funzionario della banca, che finge di andare nel caveau e invece si sposta nell'ufficio di fianco, dove ne prende 500 e li dà a Said, che li mette dentro un borsello di pelle. Qualche minuto più tardi, la finta guardia del corpo li consegna al notaio, per conto dell'avvocato De Monte. Quello è il pagamento della barca acquistata dai marocchini. La dottoressa Rousseau conta ancora una volta i soldi e li riconsegna ancora una volta al funzionario, che finge ancora una volta di portarli nel caveau. Invece va di nuovo nella stanza di fianco e li aggiunge a quelli precedenti. Seguono le firme sull'atto di cessione del Silver Mamba, dopodiché il magnate russo consegna le chiavi e il libretto. Seguono una decina di minuti di attesa, nei quali si attende la conferma del bonifico da parte del cinese. La principessa si finge annoiata, si lamenta con l'avvocato De Monte, che invece per la tensione continua a sudare ed è costretto ad allentarsi il nodo della cravatta. Anche il signor Velnichenko è abbastanza nervoso, ma Malika lo tranquillizza perché di nascosto gli appoggia una mano sulla patta dei pantaloni. Finalmente arriva la comunicazione dell'avvenuto bonifico da Shanghai, 4,8 milioni di dollari. Ora si può firmare l'atto di vendita tra il russo e l'avvocato Bertrand, su procura del cinese. Come da accordi precedenti, il funzionario dispone due finti bonifici a favore del petroliere e del principe, da 2,4 milioni ognuno, e ne mostra la ricevuta al notaio. È fatta. Quella sera, a Villa Mandin, Riccardo e Malika distribuiscono un bel po' di soldi, 100.000 dollari a Jean-Luc, 10.000 ad ognuno degli amici che si sono finti attori, 10.000 anche al personale della villa, così come mangia. Poi di nascosto salperanno dal porto di Saint-Tropez, a bordo del motoscafo Silver Mamba. Si porteranno appresso un paio di abiti, dei pezzi di antiquariato prelevati dalla villa, ma soprattutto un borsello di pelle contenente poco meno di 600.000 dollari. Grazie al computer di bordo tracceranno le tappe del viaggio, Maiorca, Ibiza,
poi altre città fino ad arrivare a Casablanca, dove Malika ha amici e parenti che li aiuteranno a comprare una bella casa che pian piano trasformeranno in un prestigioso riad. Navigando senza sosta, dopo un paio di giorni approdano in Andalusia, nel Golfo di Almeria, dove decideranno di prendersi una pausa. Il giorno dopo partiranno per il continente africano. Quella sera dormiranno lì e andranno a cena nel ristorante più bello della città. Nulla sembra fermarli, tutto sembra procedere come stabilito. E invece no. Perché Malika e Riccardo quella sera non passeranno inosservati, si faranno notare per gli orologi costosi, gli abiti firmati, le mance esagerate lasciate al ristorante. I marinai del porto verseranno loro parecchi bicchieri di un ottimo sherry locale e si faranno raccontare le prossime tappe del viaggio. Uno dei marinai venderà queste informazioni a un gruppo di pirati libanesi che il mattino seguente intercetterà il Silver Mamba in acque internazionali, a una ventina di miglia dalle coste marocchine. I banditi scopriranno ben presto che tutti gli articoli di lusso a bordo del Silver Mamba in realtà sono dei falsi e si accaniranno sulla coppia. Violenteranno Malika e tortureranno Riccardo per farsi consegnare del denaro. Il ragazzo terrà duro, non racconterà del piccolo tesoro che c'è a bordo, ragione per cui i pirati tireranno i ragazzi sulla loro nave e affonderanno il Silver Mamba con tutto il suo prezioso carico. Ma vi ricordate da dove siamo partiti? Io sì, da Mustafà, che corre veloce sugli scogli, ha i pugni chiusi e gli occhi gonfi di lacrime. È incazzato con sua mamma perché non gli ha comprato la bacchetta magica di Harry Potter, quella in bella vista nella vetrina del bazar di Mohammed Khalif. Si siede su una pietra e tira calci nell'acqua. Guarda all'orizzonte una nave, se la immagina piena di bambini che ridono, scherzano, sono più fortunati di lui. I calci si fanno più violenti, più cattivi, finché qualcosa gli si impiglia tra le dita. È un foglietto. No, sono tanti, ma quelli non sono foglietti qualsiasi. Quelli sono soldi, sono dollari e ora sono suoi. Non importa da dove arrivino, ora sono suoi. E adesso può comprare la bacchetta magica di Harry Potter. Stop. Ha 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 ha!